Il pompaggio in quattro dimensioni. Stiamo, credo, vedendo tutti almeno qualche pezzo della Stardust Sailors Rig che veramente ci mostra, al di là del fatto che ci fa vedere bellissime regate, ma ci mostra in poppa una situazione di free pumping, anche con vento molto molto leggero. Quindi vediamo queste star che dondolano particolarmente. Quindi, diciamo, un osservatore poco attento e poco abituato al pompaggio può sembrare che il movimento del pompaggio sia monodimensionale, no? Quindi semplicemente laterale, quindi una sorta di movimento semplicemente in una dimensione. Invece la verità è che è facile notare anche la bidimensionalità del movimento, quindi accanto al movimento che porta al rollio, quindi la cosiddetta schienata, che esagera il rollio naturale della barca, che di per sé non è propulsivo in maniera particolare, perché bisognerebbe che diciamo, le appendici potessero pinneggiare, cosa che in realtà non fanno, se non in maniera estremamente limitata, e lo stesso, diciamo, le vele, tipo la randa così tanto aperta, non può creare una grande propulsione soltanto con il movimento laterale. Il fatto di aggiungere il movimento prua poppa, invece, quello sì che crea il pompaggio vero, perché tu nel momento in cui la barca è sbandata sotto vento il più possibile, quindi nel momento in cui il boma è più basso possibile, tu inizi il movimento di pompaggio a te, che normalmente diciamo, gli staristi fanno con la scotta, normalmente, dallo strozzatore, tipicamente, e questa cosa qua sicuramente crea una propulsione in avanti notevole, anche perché la barca, tra l'altro, naviga con una sorta di rake inverso molto accentuato in poppa, quindi tu è come se quasi scucchiaiassi a te l'aria che hai accumulato sulla randa, quindi hai questo albero ribaltato in avanti, tiri a te il boma ed è come se propellessi, diciamo, spingessi in alto e soprattutto indietro l'aria che hai sulla randa. Per questo, sulla star in particolare, grazie a questo ray qua, è fondamentale che ci sia anche un movimento avanti e dietro, è fatto così come tu prima per farla rollare, muovevi, diciamo, la schiena trasversalmente. In questo caso dovresti muovere la schiena avanti e indietro, sia per il fatto di appunto di pompare a te la vela, sia soprattutto per compensare il fatto che nel momento del pompaggio la barca tende ovviamente per converso ad appruarsi, e tu per diciamo, evitare questa cosa, e anzi per staccare la planatina, cerchi di alzare a prua portando il tuo corpo indietro. Quindi in questo caso stiamo facendo, dobbiamo fare questo pompaggio in queste due dimensioni. Quindi la verità è che dobbiamo assumere una posizione piuttosto frontale, in modo tale che il nostro movimento di pompaggio non sia semplicemente laterale, ma sia anche nella condizione di portarti, di muovere l'assetto prua poppa della barca. La terza dimensione del pompaggio è quello, possiamo definirlo quello alto-basso. C'è sempre un movimento, anche se a volte impercettibile, per schiacciare la barca nella posizione che vogliamo, oppure per, diciamo, alleggerirla. È una cosa che è difficile da percepire, ma che chi imbarca fa assolutamente. Quindi nel momento in cui tu vuoi, diciamo, sollevare la prua, sicuramente aumenti la pressione nel pozzetto della barca, tipicamente il timoniere. Questa è una cosa che si vede molto evidente nei finisti, si vede gli ampersi, anche come ad esempio pompa sulla Star, si vede che chiaramente lui diciamo, schiaccia forte nel momento in cui sta effettuando la pompata, e quindi nel momento in cui cerca di alzare la prua della barca. E poi c'è diciamo, la quarta dimensione, no? Quella che si definiva, no? Nel cubismo, cioè quindi il tentativo pittorico di definire la dimensione tempo. Ecco, un'altra cosa fondamentale appunto del pompaggio è questa fatidica quarta dimensione del tempo. Cioè, se tu fai tutti questi, diciamo, i movimenti in tutte queste tre dimensioni, quindi laterale, prua poppa e alto basso, in maniera corretta, però meccanica, e quindi non rispetti il tempo dell'onda e il tempo della pressione dovuta all'angolo,
all'angolo che hai della barca, a quel punto la tua pompata è decisamente meno efficace. Infatti, lo stesso tipo di movimento fatto da un velista a tempo, un velista fuori tempo, crea un effetto propulsivo decisamente diverso. Voi stessi, che sapete fare il movimento bene, quando siete in giornata e siete particolarmente in sintonia con le condizioni del mare, del vento e con la barca in generale, riuscite ad essere molto più veloci. Se invece siete fuori forma, oppure quel giorno lì non ci siete con la testa e non riuscite a stabilire la connessione, invece questa fate le pompate che hanno un'efficacia decisamente minore, e la cosa si può tradurre in una differenza di velocità, una differenza, diciamo, in termini di metri alla fine del lato veramente notevole. Ciao, buona giornata.